essendo il cardine delle terapie per il mantenimento della buona salute dell'osso, quindi delle terapie anti-osteoporosi, non deve stupire che la vitamina D sia stata al centro di molti lavori qui al congresso nazionale della SIOMS che è in corso di svolgimento a Bologna. E noi facciamo il punto sul tema della vitamina D nelle persone di età molto avanzata col dottor Antonino Catalano dell'Università degli Studi di Messina, che ha tenuto una lettura al congresso proprio su questo tema. Allora, dottor Catalano, ma la vitamina D serve anche nelle persone molto anziane, quindi negli over 75, over 80? Certamente esistono diverse evidenze che ci dicono che soggetti con carenza di vitamina D vanno incontro a più sfavorevoli outcome, hanno un rischio di cadere aumentato, hanno un rischio di frattura aumentato e sappiamo da diversi studi come adeguati apporti di vitamina D possano associarsi a una riduzione di questo rischio, quindi ad un possibile miglioramento della qualità di vita proprio riducendo questi eventi che sono l'obiettivo delle nostre strategie di trattamento. L'anziano è proprio al centro di queste terapie perché se parliamo di cadute, se parliamo di fratture, i soggetti anziani sono proprio i pazienti che noi andiamo per lo più ad attenzionare. Senta, lei ha spiegato appunto nella sua lettura che nelle persone anziane, diciamo così, accanto ai problemi che hanno un po' tutti legati alla vitamina D, quindi la scarsa esposizione al sole, ci sono anche dei fattori fisiologici che ne determinano la carenza, che l'accentuano. Quali sono? Certamente, come ha ben detto, la ridotta esposizione al sole è uno dei fattori che predispongono alla carenza vitaminica D, oltre che nell'anziano anche nei soggetti di età più giovanile. Nell'anziano si sommano altri fattori che sono anche la ridotta capacità di sintesi cutanea della vitamina D per ridotta concentrazione del suo precursore a livello cutaneo, ma altri problemi sono legati alla ridotta capacità anche di assorbimento allorquando noi andiamo a correggere la vitamina D supplementandola anche con degli integratori per bocca. A volte altri problemi sono legati alla ridotta attivazione che è correlata alla funzione renale. Nell'anziano esiste in modo età dipendente anche una ridotta capacità di attivare la vitamina D e quindi gli effetti sono ridotti per questo motivo. In ultimo dovremmo anche considerare la ridotta possibilità, quando tutto questo meccanismo dovesse andare bene, anche di ridotta densità recettoriale, quindi il bersaglio su cui dovrebbe agire la vitamina D nell'anziano è ridotto e questo apre altri problemi che sono quelli di andare a cercare quali possano essere le dosi ottimali di gestione e i tempi anche sufficienti per ottenere poi gli effetti voluti quando somministriamo vitamina D. Ecco, ma la reintegrazione di vitamina D può essere utile nelle persone anziane e se sì a quali dosaggi? Questo è il vero problema che dobbiamo affrontare quotidianamente. La reintegrazione è senz'altro utile. La vitamina D dovrebbe essere vista come alleato nella prevenzione di alcune patologie. Quando ci si trova di fronte alla gestione terapeutica di alcune problematiche, ad esempio la frattura osteoporotica, ricordiamoci che anche i dosaggi, anche quelli apparentemente bassi, ma dati con sufficiente aderenza, nei trial che sono stati fatti, nelle successive meta-analisi, hanno permesso di evidenziare anche un'efficacia dei trattamenti specifici per l'osteoporosi nei pazienti che chiaramente la somministravano e correttamente proseguivano per tutta la durata del trattamento e l'aderenza insomma corretta. Ecco, ma per voler dare dei messaggi chiari, qual è appunto il dosaggio consigliato nelle persone appunto con più di 75 anni? Senz'altro le 800 unità giornaliere devono essere viste come cut-off di sufficienza, ma ci sono trial in corso che stanno valutando anche intake più alti, 2000-4000, per periodi di tempo sufficientemente lunghi anche da apprezzare possibili effetti extra muscolo-scheletrici che potrebbero darci anche altre belle risposte appunto con la vitamina D.